Ecco Mantova, la città dei Gonzaga. Noi abbiamo lasciato la macchina al parcheggio Canoa e adesso proseguiremo a piedi per la visita della città di Mantova. Mantova è una città costruita intorno a tre laghi alimentati dal fiume Mincio. Questo la rende una vera città d'acqua al centro della pianura padana, con un panorama urbano straordinario, soprattutto se visto dal ponte di San Giorgio. Forse questo è il modo migliore per iniziare la visita della città, per avvicinarsi lentamente alle bellezze di questo gioiello d'arte e architettura italiana. Chiesa di Sant'Andrea, e questa è la cappella di San Longino. Secondo la tradizione, nella chiesa di Sant'Andrea è custodita la terra con il sangue di Cristo, che Longino, il centurione romano che gli trafisse il costato, raccolse ai piedi della croce. È il Sacro Graal, quindi, che Longino, alla sua morte del 37 d.C., sotterrò per evitare che andasse disperso. Per circa 800 anni se ne persero le tracce e fu Sant'Andrea a indicare dove ritrovare la prima urna. La fonte battesimale. Siamo in Piazza Erbe, con la Casa del Mercante, la Torre dell'Orologio Astronomico che risale al 1473 e il Palazzo della Ragione. E a chiusura della piazza il Palazzo del Podestà, detto anche Palazzo del Proletto. Secondo la tradizione, la chiesa più antica di Mantova è la Rotonda di San Lorenzo, che risale all'incirca l'anno 1000, costruita ad immagine della chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La storia racconta che fu voluta da Matilde di Canossa in ideale collegamento con la vicina chiesa di Sant'Andrea, dove è conservato il sangue di Cristo. Ci stiamo recando alle antiche pescherie. Abbiamo già detto che Mantova è una città d'acqua, tanto che venne definita come una seconda Venezia. Seguendo il Rio, un fiume che attraversa Mantova in più punti, si arriva prima di tutto alla Loggia delle Pescherie. Lei si incrocia lungo il percorso che porta a Palazzo Te, anche perché si fanno notare. Siamo in uno degli angoli più caratteristici di Mantova. Uno scorcio ideale per una foto, ma che nei secoli ha svolto una funzione fondamentale per la città. Qui arrivava il pesce pescato nel Po e nei laghi di Mantova, che veniva poi venduto nei banchi dell'adiacente mercato. Caterina, dove abbiamo mangiato oggi? Niente di eccezionale. E questa è la via Broletto. Stiamo per arrivare in Piazza La Sordello. Piazza Sordello è la piazza più importante della città e luogo della sua fondazione. Spicca il Duomo, nel quale sono sepolti i membri più importanti della famiglia Gonzaga. È il Duomo.
Palazzo Bonacolsi, uno dei più antichi di Mantova. Bonacolsi è la famiglia che cominciò a costruire il castello che poi diventò dei Gonzaga. Ingresso al castello di San Giorgio. Listen, my child, you say to me, I am the voice of your history. Be not afraid, come follow me. Answer my call and I'll set you. Tra 350 metri entrare nella rotonda, poi prendere la prima a destra. Siamo in partenza, stiamo tornando a casa. Ciao Mantova!